Questa mozione chiede una task force per controlli nel settore del commercio e del turismo. Inutile dire perché li chiede, insomma, questa città purtroppo è sollecitata da tantissime situazioni di abusivismo, nelle quali purtroppo la polizia locale, cui sono demandati tantissimi compiti e che ha carenze di personale, non sempre riesce a far fronte, nonostante impegno sovrumano, della quale noi la ringraziamo, insomma, per tutto ciò che riesce a fare. Purtroppo i compiti, come diciamo, sono tanti: la sicurezza urbana, le notizie di rado, la polizia stradale, polizia amministrativa, polizia edilizia, socioambientale, il decoro e la polizia urbana, la mobilità, la sicurezza stradale, la tutela dei consumatori, le norme urbanistiche, il servizio di tutela ai minori, le norme relative ai rifiuti. Quindi quando spesso i cittadini si rivolgono alla polizia locale forse non comprendono appieno quante sono le tipologie di compiti che i nostri agenti di polizia locale devono affrontare ogni giorno. Per questo motivo noi anche nell'ambito delle nostre linee programmatiche, perché cito la parte sviluppo economico e lavoro, linee programmatiche di questa amministrazione, il primo obiettivo che si propone è quello di contrastare l'odioso fenomeno dell'abusivismo che mortifica tutti gli imprenditori e gli artigiani. Solo per citare un breve tratto delle linee programmatiche, per la parte turismo di intraprendere e riposizionare Roma tra le città più visitate al mondo, anche attraverso il contrasto all'abusivismo turistico ricettivo, la lotta all'evasione del contributo di soggiorno e un'altra serie di iniziative. Per questo noi, anche memori di quello che era il corpo degli ispettori Annonari, che fu soppresso con deliberazione di giunta 214 del 2009, ma con diciamo, intenti leggermente differenti dagli ispettori Annonari, che avevano dei compiti di polizia, di ufficiali di polizia giudiziaria, vorremmo chiedere cosa alla sindaca e alla giunta? Chiediamo di dare disposizione alla direzione del personale per un reperimento di personale con qualifiche di istruttori e funzionari amministrativi da dedicare all'attività di controlli in merito appunto all'abusivismo ricettivo, all'abusivismo commerciale e alle violazioni delle norme vigenti in materia, al supporto per i controlli periodici igienico-sanitari e presso le attività alimentari, con particolare attenzione alle frutterie e ai minimarket, e a fornire report periodici all'Assessorato Sviluppo Economico, Turismo e Lavoro e alle commissioni capitoline competenti in merito a queste attività. E poi si chiede l'istituzione di questo nuovo ufficio di scopo a riporto del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive, dove far confluire queste risorse per lo svolgimento di questi compiti. Noi riteniamo che sia un compito importante per dare risposta a quanto chiedono i cittadini e che non sia un qualcosa che vada in contrasto con i gruppi di polizia locale, ma qualcosa che può completare le funzioni, può aiutare le azioni e l'efficacia dell'amministrazione sotto tutti questi punti di vista. Per questo motivo noi chiediamo alla Giunta di intervenire e lo chiediamo a nome dei cittadini che ci hanno eletto. Grazie.